Io credo che il nemico dello stupore è la stupidità. Essere stupiti, meravigliarsi, non equivale a essere stupidi. Chi è che ci rende stupidi? La superficialità, il vivere sopravvivendo, il vivere senza dare al cuore la possibilità di emozionarsi. Noi siamo chiamati ad essere uomini e donne non stupidi, ma stupiti, meravigliati. E molte volte dobbiamo lottare con la nostra stupidità, perché molte volte, vedete, il confine tra stupore e stupidità, il confine tra illusione e felicità è debole, è fragile. Molte volte ci sembra di aver trovato il grande amore, di aver trovata la grande passione, di aver incontrato qualcuno, qualcosa che mi rende felice, ma dopo un po' di tempo tutto poi vacilla. Allora scopriamo che ciò che noi pensavamo essere felicità invece era una illusione. Un grande padre della Chiesa, che si chiama San Gregorio di Nissa, scriveva che i concetti creano gli idoli. Solo lo stupore conosce. Quando noi andiamo dietro alle idee, senza capacità di stupirci della vita, senza la capacità di trovare l'autenticità della vita, bene, noi ci illudiamo o ci creiamo degli idoli. Noi siamo chiamati invece a stupirci. Lo stupore è l'antidoto all'idolatria. Lo stupore è l'antidoto a crearci, appunto, idoli che nella vita poi ci schiavizzano, non ci danno libertà. Esempio, la differenza di un innamorato con un uomo che invece, o una donna che invece considerano l'altro come merce da scambio, sapete qual è? L'idolo è vedere nella persona, nell'altro, solo il sesso, quindi la soddisfazione, per esempio, di soddisfare degli istinti. Invece, quando io mi stupisco della bellezza dell'altro, degli occhi dell'altro, del modo di camminare, del modo di parlare, quando mi innamoro dei difetti, ecco che quella mia idea diventa ed è poi un sentimento e quindi un modo di vita, cioè amore. Il sesso è un idolo. L'amore che mi aiuta a stupire è qualcosa che invece fa parte della vita vera e della vita autentica. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore.